E bentornati in Procione in questo nuovo episodio su Ghost Recon Breakpoint. Abbiamo finito nello scorso episodio, quello di domenica, la serie di missioni per la backdoor. Alla fine ci siamo riusciti, siamo tornati qui, abbiamo parlato con Jay Skell, che adesso è di nuovo davanti a noi, anzi di nuovo che è già davanti a noi, ma adesso dobbiamo di nuovo parlare con lui perché ci dovrà dare gli indizi per andare parlando ovviamente dell'IA, per andare a trovare il suo programmatore e quindi convincere il programmatore ad aiutarci a costruire quest'IA che praticamente poi andrà a controllare una parte dei droni e riusciremo di nuovo a portarceli dalla nostra e usarli per il bene comune. Dovremmo andare sicuramente a trovare Christina Cromwell. E spero che non saranno delle missioni semplici. Però, parliamo con Jay Skell, parla dell'IA. Dimmi di questa IA. Per comandare un settore dei droni serve un'IA che dia istruzioni al programma di controllo dei droni. L'IA è il pezzo forte del nostro campus su Darkwood Island. Il campus è costruito sopra il St. Patrick Lake. E che sai dirmi riguardo la presenza della Sentinel? È piena. Molti soldati, tanta sorveglianza. Va bene. Come faccio a mettere le mani su questa IA? Trova Christina Cromwell. Quando Grace Maddox, la nostra scienziata capo, ha iniziato a creare problemi, Cromwell ha preso il suo posto nel reparto IA. Maddox è brillante, ma Cromwell conosce benissimo l'IA. Se siamo fortunati, lei saprà come ottenerla. Ok, perfetto. Quindi dobbiamo andare. Si trova a Lake Katrin, nella provincia di Cape North. Ma non aveva detto Cape San qualcosa. Ma vabbè. Aspetta, vediamo, scusa, vediamo se ci abbiamo almeno, no? Un falò, non ci abbiamo niente, perché di qua non siamo mai passati, però ce n'è. Ah, ok, c'è questo vicino, dai. Ed ecco con l'atterraggio paracadutistico siamo arrivati finalmente a Lake Katrin per andare a trovare il campus Fondazione Skell e dovremmo anche cercare di trovare questa Katrin per ovviamente andare a chiedere il suo aiuto per l'IA, ma credo che non sarà una cosa facile. Mi sembra di aver visto anche un po' di gente qui e io lo spero vivamente perché oggi mi sento bello carico, voglio tanta azione, quindi non so se oggi andremo veramente a far la stealth. E due fatti. Mi scusi, con lei possiamo parlare? No, con lei non possiamo parlare. Ok, bravissimi tutti. Allora, no, credo che dobbiamo entrare qua dentro. Credo che si debba entrare qui. Allora, facciamo una cosa. Ovviamente ricarichiamo l'arma. Però entriamo con il mitragliere. Con la mitraglietta, la nostra mitraglietta. Qui c'è uno, questo lo staniamo subito. Ok. Grazie. Perfetto. Ecco l'entrata. Ok, dobbiamo parlare con lei. È lei con cui dobbiamo parlare, eh? Sì. Sto cercando Christina Cromwell. Sai per caso dove posso trovarla? Non so altro, è la verità. Ok, grazie. Sono all'ultimo piano di Pythagoras Hall. Ok. Trovata. Eccola qui. Sei tu Cromwell? È lei. Dottoressa Christina Cromwell, mi chiamo Nomad. Ero in uno degli elicotteri che si sono schiantati su Auroa. Lavoro con Jace Skell. È vivo? Wow. Voglio dire, gli annunci di Ayana Puri sono davvero spaventosi. Come sta? Beh, stiamo lavorando per portare via i civili da Auroa. Ma ci serve il tuo aiuto. Ma quest'isola, l'ex poliziotto che lavora per la Sentinel, Ian Blake, ha praticamente blindato quest'isola. I droni di sorveglianza sono stati creati per tenerci al sicuro? Ora ci tengono prigionieri.
Direi che i droni di sorveglianza fanno quello per cui sono stati creati. Come ti... Sono stati creati per tenere la gente al sicuro, non in prigione. Jace pensa di poter abbattere abbastanza droni da permetterci di portare via un po' di gente da Auroa e chiamare aiuto. E quindi vuole Lia. Bingo. Il team di sicurezza ha fatto una valutazione dei sistemi qualche mese fa. Cerca di trovare quei rapporti. Mi saranno d'aiuto per capire come hackerare l'IA. Quelle falle saranno sistemate, no? No. Non credo. È il luogo più avanzato del pianeta, ma la burocrazia è lenta come da tutte le altre parti. Prova Archimede Sol, è il centro dati. Lì dovresti trovare i rapporti che ci servono. Ok. Quindi dov'è che dobbiamo andare? 200 metri. Ah, vabbè, sempre nel campus. E allora, qual è il problema? Allora, vedo tanta gente comunque, quindi... No, tutti avvisati? Guarda quelli! Bastardi. Allora, senti, facciamo questa bellissima cosa. Andiamoci a nuoto. Dai. Veloce. Andiamo a nuoto. Tanto... Ah, ma sono tutti lì, praticamente. Ok. No, buono. Buonissimo così, allora. Almeno non dobbiamo farci chilometri. Vai, intanto questo ce lo facciamo. Non è morto? È morto. Ok, perfetto. Operatore radio sul posto. Operatore radio, eccolo. Morto. Ragazzi, più facile di così si muore. Ho fatto la battuta, ragazzi. Allora, no, a parte gli scherzi, dov'è che dobbiamo andare? Qui? Ok, e qui abbiamo fatto. Vai, prendi tutto ciò che serve. Poi, 50 metri, quindi andiamo, continuiamo di qua. C'è gente qua dentro? No, non credo. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Poi dovremmo salire sopra. Tieni informazioni. Bravissimo, mamma mia. Darò un'occhiata alla zona, capo. Che bomba. Informazioni utili. Ah, c'è quello che si è avvicinato. Forza. Ok. Prendi. Dimmi tutto ciò che sai. Dimmi tutto quello che sai. Cosa sai? Sorpresa, stronzo. Ah. Dammi la password del PC e non ti farò urlare dal dolore. Ok, te la darò. Ecco la mia password. Ok, perfetto, hai visto? Le scale, veloce, le scale. Dai. Dove si sono trovati i cadaveri che stanno qui? Noi non possiamo permettercelo. Da dove cacchio si entra? Ecco. Ecco qua l'altra. Adesso è tutto chiarissimo. No, sta salendo questo. Missione. Ok. Ok. Speriamo che non salga altra gente allora. Voi copritemi il culo. Dai ragazzi. Ah no, devo tornare giù. Ma perché mi ha fatto tornare di qua visto che qui avevo già fatto? Forse mi serviva la password. Ecco perché. No. Sì, no, non capisco.
Vabbè, allora, panoramica progetto della rete del campus. Riguardo alla sicurezza, bla bla bla. Bla bla bla, tutte le operazioni relative. Ok, bla bla bla. Nomad deve inserire un proxy fantoccio nel computer centrale e abbattere la rete di sicurezza per consentire l'esecuzione delle hack. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo sbloccato altro? No. Non abbiamo sbloccato nient'altro. Ora, dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo ritornare, ovviamente. Ovviamente dobbiamo ritornare da Cromwell. Sì, ho già fatto, ho già fatto. Non avevo fatto, non avevo fatto. Bla bla bla. Ok, 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 ok. Ecco, ora abbiamo fatto. Ovviamente dovevamo leggere, però chi se ne frega. Noi siamo soldati, mica bibliotecari. Allora, cara la nostra amica, noi abbiamo preso tutte le informazioni che ti servivano, tutte le informazioni che ci hai chiesto. Ora dacci quello che ci serve. Un precedente tentativo di hacking è stato bloccato dalla rete di sicurezza. La cybersicurezza non faceva parte di... Non è la mia specialità, ma sì, dovremmo riuscire a disabilitare la rete. Quindi bisognerà hackerare ancora? Io sì. Per te si tratta più di sparare e far esplodere le cose. A me sta bene. Ok, in teoria potrei scaricare l'IA se tu collegassi una chiavetta nel sistema al centro comunicazioni. Ma ecco, Blake non è stupido. Usa la nostra stessa rete di sicurezza. Possiamo disattivare la rete. Ci serve giusto il tempo necessario per fare l'upload. Sì, certo. La rimozione dell'antenna in cima alla montagna rallenterà la rete su Darkwood Island. Così guadagneresti tempo. Ma le linee di terra, se riuscissi a tagliare anche quelle, che però sono tipo in questa caverna sulla costa... Ecco, se riuscissi a tagliare anche quelle, potrei scaricare l'IA. Aspetta qui, consideralo fatto. Sei proprio... wow! Quanta sicurezza! Ci vediamo nel punto che ho indicato sulla mappa. Buona fortuna. Buono, buono! Finché si tratta di sparare, ragazzi... Ma chi ci ferma a noi? Chi ci ferma a noi? Dai, dai, veloce, 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 veloce. Seguiamo, seguiamola. Allora, trova la server farm nel campus della foto. Aspetta, vediamo quanto sono lontane, perché sennò... Allora, una è qui, e l'altra è qui, ok. Se accendiamo con l'elicottero, se riusciamo a prenderlo... A noi farebbe molto, molto, molto comodo. E ok, siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati. The King of the Mountain. The King of the Mountain. Come direbbe qualcuno. Oh, scusate. Allora, attacco libero. Facciamoli attaccare a loro. Vadino, vadino. Sparate, sparate. Vai, vai, spara, spara ancora, ancora. Bravi. Lì c'è un cecchino. Dov'era il cecchino? È lì il cecchino. Non era il cecchino. Forse è il cecchino. È il cecchino. Mi sparate anche il cecchino? Ok. Fatti fuori tutti? No, quasi, quasi, quasi. Ok. Manca l'ultimo. Dai. Ok, bravissimi tutti. Allora, lasciamo il nostro elicottero, che ormai si è quasi danneggiato del tutto. Perfetto. Oh no, speriamo che non ci cada sopra. Oh no, oh, piano, 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 Nomad. Che facciamo, dai. A posto, dai, vabbè. Hackeram. Chiediamo, chiediamo. Dai, Nomad, dai. Bravo, Nomad. Bravo, bravissimo. Rumore sospetto, ma non credo proprio. Non credo proprio. Dai, dai, spariamo, dai, veloce. Dov'è l'entrata? Eccola qui l'entrata. Sfonda porta. Che potenza, Nomad, che potenza. Ma che potenza.
Ok, ha creato il server dati. Cosa ci manca? Di trovare la funivia. Sì, la funivia sottomarina. Ok, perfetto. Ora andiamo, ora andiamo. Andiamo a prendere anche l'altro elicottero. Apri. Ovviamente il nostro l'abbiamo lasciato in una posizione. Non credo che sia molto raggiungibile. Quindi andiamo a prendere l'altro. Per fortuna che c'è sempre uno di riserva. Beh, altrimenti non l'avrei mai lasciato lì. Altrimenti. Non so perché sono salito. Dai, 700 metri, 500 metri. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Eccoli qua. Scansiono il perimetro. Ascolta, se non vuoi che finisca male, dimmi come infiltrarmi nel centro comunicazioni. Non ho più... Si può accedere con la barca a un'entrata a ovest della stazione. Quindi dove? Ah, quindi da qui. Aspetta. Ok. Quindi praticamente dobbiamo andare... Oh, che miseria. Ho capito, dai. No, aspetta. E vabbè, dai, ragazzi, ce la facciamo a piedi. Qual è un problema? Ovest ha un problema, non vedo problemi. Dai, siamo arrivati tanto ormai. Si può accedere con la barca, ma noi la barca non ce l'abbiamo. Noi entriamo a piedi, entriamo. Dai, ci riproviamo. Almeno stavolta nessuno sa della nostra presenza qui. Dai. Ok. Nessuno sa che siamo qui, però quanta gente c'è. C'è veramente tanta gente qui. Paura che ci scoprano. Ok. Mamma, quanti sono, porca miseria. Sono veramente troppi. Ma dov'è che dobbiamo arrivare? A 150 metri. Ma veramente, ma serio? C'è un uomo a terra qui. È Bill. Sono arrivati i nemici. La visione notturna. Non è arrivato nessuno, magari è stato un infarto. Oh no. Porca troia, bel colpo, capo. Sono movimenti più avanti. Ma guarda questo, ma da dietro. Ma sì, veramente. Eh? Sei veramente una merda? Vabbè, tanto avevamo detto che eravamo carichi, che volevamo sparare, che volevamo l'azione. Ci siamo. Che non so come... Non so neanche che cos'è questo. È solo un laser? Saltiamo in aria? Che succede? Ammazza, oh! E che successo? Fermi tutti, hacker. Vai, veloci. A posto, mamma mia. Buono. Vedo uno stile. Addirittura è scoppiata. Allora, fermi tutti. Dove, a quanti metri è? A 500 metri.
Ah, dall'altra parte. Ok. Quindi dobbiamo attraversare tutto il cosino qua. Entra dentro che parliamo. Entra dentro che parliamo. E che cacchio. Vedo uno stile. Oh, porca miseria. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Wow, non ci credo, ce l'hai fatta davvero. L'antenna sulla montagna, i cavi tagliati e tutto il resto. Ottimo lavoro. Sì, me la sono cavata. Ah, Cristo. Ho dimenticato un piccolo dettaglio importante. Che succede? Il download. Una volta iniziato, a Blake non ci vorrà molto per capire che succede. L'attività del computer gli mostrerà esattamente dove ci troviamo. Avremo compagnia, devo prepararmi. Già, prepara tutto quello che ti serve. Torna quando sarai pronto a iniziare il download. Ok, signori, quindi adesso dobbiamo continuare con Christina Cromwell. Ci ha detto che quando saremo pronti potremmo tornare da lei per avviare il download. Ma quando faremo ciò, noi verremo scoperti, la nostra posizione verrà individuata, quindi dovremmo poter proteggerci pesantemente. Ma tutto questo accadrà nell'episodio di domenica, e quindi io, ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.